Nella prossima stagione di Fortnite Battle Royale ci saranno bensì due mappe. Se volete, ragazzuoli, capire perché ci saranno appunto due mappe, mi raccomando, raga, nulla di clickbait, ve lo giuro, guardate il video fino alla fine. Ma prima di iniziare, ragazzi, vi ricordo, come sempre, se anche voi volete qualcosa nel negozio oggetti come skin, ragazzi, picconi o appunto anche balletti, è semplicissimo, mi raccomando, raga, non sto scherzando, nulla di clickbait. È semplicissimo, basta l'iscrizione al canale, il like. Una volta che fate questi due passaggi, non dimenticatevi il terzo, che è il più importante, ovvero non dimenticatevi il vostro ID di Fortnite nei commenti. Detto questo, ragazzuoli, vi lascio il video. Let's go! Tutti noi pensavamo che il buco nero fosse un buco nero, ma ascoltate bene, ragazzi, aprite bene le orecchie, non è assolutamente così. Il nostro buco nero è un wormhole. Voi vi chiederete, cos'è un wormhole? Un wormhole è un buco nero particolare che, se appunto lo attraversiamo, ci permette di andare da una parte all'altra dell'universo. Appunto, tramite questo wormhole potremmo andare da una parte all'altra della mappa. Quindi possiamo andare sia nella mappa del capitolo 1 di Fortnite Battle Royale, sia nella mappa del capitolo 2. Il cosiddetto wormhole è stato creato dall'esplosione del Nexus. Attenti ancora una volta, raga, state molto attenti. Nexus, raga, la parola Nexus vuol dire connessione tra due cose. Raga, qua veramente, qualcosa di veramente pazzesco. Per l'appunto questa stagione si chiama anche guerra contro Nexus. No, raga, qua ci sono troppi collegamenti. Se noi osserviamo bene questa schermata di caricamento, vediamo che si trova appunto un wormhole. Tempo fa, il nostro Donato Mostarda aveva detto che era tutto quanto collegato. Quindi tutta la storia di Fortnite era tutta quanta collegata. Anche i supereroi Marvel c'entrano appunto con la storia di Fortnite Battle Royale. Voi vi chiederete, ma la mappa vecchia di Fortnite, quindi, raga, quella che avevamo lasciato nel capitolo 1, rimarrà così com'è? Ragazzi, mi dispiace dirvelo, ma molto probabilmente sarà diversa. Perché Donato Mostarda in un'intervista ha affermato che i supereroi Marvel ci saranno ancora per un po'. Quindi, raga, penso proprio che ce li avremo anche nella prossima stagione, ovvero la season 5 di Fortnite Battle Royale. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, raga, e volete anche una skin, mi raccomando, l'iscrizione, il like e soprattutto, ragazzuoli, il vostro ID di Fortnite nei commenti. Detto questo, ragazzuoli, noi ci vediamo in un prossimo video o in una prossima live. Bella boys, bella guys.